La storia del sistema cooperativo è una storia che parte da lontano, è una storia che ha saputo innovarsi e dare un modello alternativo al modello che consideravamo tutti il modello vincente di fare impresa, che era quello capitalista. E adesso, davanti a questi grandi cambiamenti che ci sono in corso, la vera sfida e i temi che vogliamo trattare in questa giornata sono proprio questi. Capire come la cooperativa debba assolutamente conservare le buone pratiche, quello che sono stati i loro valori vincenti e soprattutto quali strumenti la regione può mettere a disposizione perché la cooperativa si innovi, dove in un momento di grande cambiamento essere attuali con nuove proposte e con un modello che rilancia e si riorganizza, credo che sia assolutamente un qualcosa sul quale interrogarsi. Sì, oggi partecipo a questa conferenza organizzata dall'assessore Martinzoli sulla cooperazione e per quanto riguarda il mio assessorato, istruzione, formazione e lavoro, noi ci interessiamo alle cooperative soprattutto nel campo dell'inserimento del lavoro delle persone disagiate. Il mondo dei disabili interessa al mio assessorato proprio per l'inserimento lavorativo delle persone più fragili. Diciamo che il terzo settore, la cooperazione, l'attenzione ai deboli, l'attenzione alle persone in difficoltà, rappresenta un elemento magari poco indagato, poco conosciuto, poco visibile, ma assolutamente, i numeri ce lo dicono, diffusissimo in campo agricolo. Cooperative che impiegano persone disabili, che coinvolgono bambini autistici, persone con difficoltà mentali, nell'attività di produzione o nell'attività, diciamo, di lavori correlati al campo agricolo. Bisogna farle emergere questa esperienza, raccontarle e io credo anche immaginare misure politiche regionali che le aiutino a consolidarsi e a sviluppare con orientamento verso il mercato.